Amici sportivi, appassionati, Gladio Cup, Giardinetti Chelsea, Benfica, la partita sta per cominciare, il riscaldamento in primo piano e poi partiamo, a tra poco. Partiti! Buon divertimento, la partita è appena cominciata tra Chelsea e Benfica. Possesso Benfica, il pressing alto da parte del Chelsea. Occhio sempre al tridente d'attacco della squadra in divisa blu, dall'altra parte nera per appunto il Benfica, che fa una delle sue prime apparizioni qui alla Giardinetti. Per il Chelsea 2 vittorie su 2 in questo torneo. Quinto minuto di gioco, 0-0, partita bloccata. Possesso Chelsea, vediamo anche come sarà l'impatto, l'approccio del Benfica stesso. Dall'altra parte agguerrito il Chelsea, tanti gol, tante vittorie. Petrini, raddoppiato Petrini. Hanno studiato i difensori del Benfica la sua pericolosità. Laterale Chelsea. Laterale già battuta, occhio a Petrini. Tutto regolare Petrini. Rimessa dal fondo, qualche polemica anche in sottofondo per un presunto colpo col braccio. Petrini col sinistro, largo. Calcio di punizione per il Chelsea. È pronto Petrini, ormai non ha ruoli, il 7 in maglia blu. Tutto pronto, eccolo il fischio. Petrini col destro potente. Difesa attenta, rimane in attacco però il Chelsea. Il cross sul secondo palo di Salvatore. 1-0 Chelsea, da destra a sinistra, al volo, che gol, 1-0. Ancora adesso il Chelsea, in fase offensiva, si è sbloccata la partita con il gol di Salvatore qualche minuto fa, sul cross da destra a sinistra e poi la coordinazione al volo. Eccolo di Salvatore che ci prova adesso col sinistro, colpisce Petrini, ormai è dappertutto Petrini. Laterale per il Benfica, a qualche metro dalla nostra postazione. Ancora Mancuso, straordinario di testa, e poi si scatena, vuole fare tutto lui. Alla fine recupera il Benfica, che è già dall'altra parte. E non è possibile, Loizzo. Tanti gesti tecnici comunque da una parte e dall'altra. Intanto di Salvatore col destro, doppietta per lui. Come sottolineavo in precedenza, tanti gesti tecnici sia in difesa con Mancuso, sia adesso anche in porta con Loizzo, e sia adesso in attacco di Salvatore. 2-0. Possesso Chelsea, vicino al quarto d'ora, sempre 2-0, doppietta di Salvatore. Occhio però adesso al Benfica, cerca di in qualche modo riaprirla. Mancuso protegge dal fondo Loizzo. Ancora adesso il Chelsea in attacco, Villa sull'assist di Petrini, 3-0. Ma come gioca questa squadra. Laterale Chelsea già battuta, Petrini spalla alla porta, ancora Petrini col sinistro. Petrini inarrestabile, il 7 del Chelsea dall'altra parte. 4-0 Chelsea, poker servito. Occhio adesso alla Benfica in questo finale di primo tempo. Attenzione, 4-1. Eccola la scossa di cui parlavo prima. 3 gol da recuperare adesso. Ha segnato Grillo per il Benfica. Calcio d'angolo Chelsea, ultimi secondi dei primi 25. 4-1 il punteggio. Calcio d'angolo, difesa schierata da parte del Benfica. Eccolo che arriva, Petrini, non è da lui. Occhio adesso al Chelsea in attacco, Petrini. 5-1 Petrini. Sembrava strano che non ha partecipato al gol Petrini dopo 25 minuti. Eccola qua la risposta di Petrini. Ormai non è una novità.
È cominciato intanto il secondo tempo, ultimi 25 minuti per le speranze del Benfica, anche se comunque l'aveva riaperta in un certo modo con Grillo 4-1, poi 5-1, Petrini nel finale proprio del primo tempo. Vediamo questi altri 25 minuti, alto, funzione Benfica, minuto 28 in corso sul cronometro. Ecco la conclusione bassa, Luizzo attento, e arriva il secondo gol del Benfica, Grillo 5-2. Partita che sta diventando abbastanza nervosa dopo appunto il secondo gol del Benfica. Nervosismo sul piano mentale ancora, Mancuso di testa libera Petrini in qualche modo. Ancora adesso il Chelsea in attacco, partita comunque ancora aperta perché mancano 20 minuti e può succedere di tutto. Petrini viene incontro, poi lo scarico indietro, Mancuso in qualche modo, riparte adesso il Benfica 3 contro 3, Mancuso splendido. Possesso Benfica, minuto 37 in corso, 13 abbondanti più eventuale recupero al termine di questa partita. Sempre 5-2, sempre 3 gol da recuperare del Benfica. Attenta ancora la difesa del Chelsea a limitare le avanzate avversarie. Punizione per il Benfica, vediamo se la riapre in questo finale, in questi ultimi 10 minuti. Luizzo ancora, adesso il Chelsea che vuole definitivamente chiudere questa partita. Petrini di prima, splendido, ancora servito Petrini e non è possibile. Petrini, Mancuso col destro, Mancuso forte, largo però il difensore del Chelsea ci ha provato. Ancora Chelsea orizzontale, alla fine la risolve Petrini col destro, Petrini palo, e poi arriva il gol nel punto esclamativo di questa gara, 6-2 Chelsea a Volivolo. E arriva il triplice fischio, ha vinto il Chelsea 6-2 e adesso spazio alle interviste.